Buongiorno ragazzi, con questa vista stupenda. Ah, che meraviglia! Oggi c'è un sole pazzesco, non c'è una nuvola in cielo. Wow, quanto amo svegliarmi e vedere la neve. E devo dire che questo tempo promette anche molto bene per l'aurora boreale stasera, perché se il cielo non è coperto, e se l'aurora c'è, ovviamente la vediamo, però sì. Questa è la vista, appena mi sveglio dal letto praticamente, ed è un sogno. Ok ragazzi, ho appena finito la doccia, facciamo la skincare assieme, non sono nuda, comunque ho l'asciugamano, ok? Inizio con il mio detergente, questo è The Bubble Double di Yepoda ed ho il mini size da viaggio che io adoro, a casa naturalmente ho il full size, ma quando viaggio questi sono fantastici. Contiene acido salicilico, quindi mi esfolia la pelle, ma in modo molto delicato perché è estremamente delicato come detergente. Vado a massaggiare bene la pelle, soprattutto nelle zone dove ho più punti neri, quindi mento, naso e attorno al naso per qualche ragione mi vengono i punti neri. E poi naturalmente sulla fronte. Lo passo anche sugli occhi perché è molto molto delicato. Ok, ci occupiamo. Ok, pelle pulita, adesso passeremo alla crema idratante. Mi raccomando, non frizionare mai la pelle del viso che è delicata, ma sempre tamponare delicatamente. Adesso passiamo al siero, uso The Repair Hero sempre la mattina di Yepoda, che è un siero con niacinamide, quindi mi aiuta a togliere piano piano tutte le macchioline di vecchi brufoletti, vecchie cicatrici, eccetera, eccetera. La niacinamide per questo è il top. Adoro anche The Glow Hero di Yepoda, ma questo lo applico più la sera perché è molto più nutriente, quindi la sera mi piace proprio andare a letto con la pelle super super nutrita, super appunto piena di prodotto che poi vado ad assorbire durante la notte, mentre appunto la mattina uso questo che è molto più leggero. Anche di questo ho il full size naturalmente, ma adesso che sono in viaggio utilizzo il mini size. Io adoro i mini size, ho una fissa, lo so ragazzi, ma che ci posso fare? Li amo. 2 e 3. Prima lo massaggio con le mani e poi vado a picchiettarlo su viso e collo. Non dimentichiamoci mai del collo. E vedo un sacco di ragazze fare skincare routine online sui social media e tipo fanno la skincare solo fino al mento, tipo il collo se lo dimenticano, ragazzi, mi raccomando, è importante. E si assorbe molto in fretta, praticamente si è già assorbito, vado a picchiettarlo bene per farlo assorbire nella pelle. Ok? E poi crema idratante, la mattina uso sempre la The Make My Day Cream, questa è la crema da giorno di Yepoda. Anche questa ovviamente rigorosamente versione mini. Questa è la quantità che utilizzo. Anche questa la massaggio prima sulle mani e poi vado a picchiettarla sulla pelle. Ci sono rimasta malissimo su TikTok qualche giorno fa perché ho postato un video in cui utilizzavo i prodotti Yepoda. E alcuni commenti mi hanno detto: ma si vede che non li applichi davvero, cioè li fai vedere e poi non li applichi. No, cioè sono 14 anni che faccio questo lavoro, non c'è stata una volta che io ho fatto vedere un prodotto, ho fatto finta di applicarlo. Cioè, tutti i prodotti che io utilizzo, cioè questi di Epoda, non è che li sto utilizzando solo adesso perché sto filmando questo vlog, me li sono portati dietro, sono gli unici che mi sono portata dietro e sono gli unici che sto utilizzando, anche quando non filmo. Questo voglio che sia molto molto chiaro, perché ricevo tantissime proposte di collaborazione, ma scelgo solo quelle di cui mi fido, con prodotti e brand di cui mi fido. So che questa cosa ve l'ho detta spesso, ma noto che ultimamente, essendoci nuovi follower, eccetera, che magari arrivano da TikTok, magari non lo sanno, ok? Quindi è importante da sapere questa cosa. Non so se poi i nuovi influencer fanno così e la gente li sta sgamando. Nel caso fosse così, io consiglio loro di non farlo perché il pubblico se ne accorge e la gente non è scema. Quindi, questo è quanto, ragazzi, la crema già assorbita, questa per la mattina è fantastica. Non abbiamo ancora finito, però, ultimo step, ragazzi, visto che qui c'è un sole pazzesco, noi stiamo fuori tutto il giorno, anche se fa freddo, ma i raggi solari ci sono, sono belli forti, quindi che cosa vado ad applicare? Mi conoscete già che cosa vado ad applicare? Decisamente l'SPF, ragazzi. Assolutamente devo proteggere la mia pelle anche perché utilizzo il retinolo la sera, quindi devo per forza usare una protezione altissima. E questa è la SPF BFF, appunto, protezione 30 di Epoda.
La applico subito perché tanto l'altra crema si è già assorbita per bene, intanto sul viso, poi la metto anche sul collo e questo si può applicare anche sul contorno occhi perché non brucia, la adoro per questo e mi fa anche molto molto bene da base trucco tra l'altro. Metterò comunque il primer, ma è ottima anche senza primer perché l'ho testata qualche giorno fa, mi sono dimenticata di mettere il primer e comunque il fondotinta mi è rimasto perfetto fino a sera. Voilà. Questa fa anche un po' effetto fondotinta in realtà, ma io voglio una coprenza bella forte, quindi applicherò comunque il fondotinta, ma appunto un pochino vi uniforma la pelle l'incarnato. Ok, adesso ancora un po' di prodotto è rigorosamente sul collo e sul décolleté e devo applicarla anche sulle orecchie, perché io mi ustiono ovunque e quindi devo stare attenta e applicarla anche lì. Ok, quello che mi rimane, tu, sulle orecchie, ok? Voilà ragazzi, skincare routine fatta. Comunque per Yepoda io come al solito ho un codice sconto per voi, che voglio ricordare, non ci guadagno niente se lo utilizzate, è solo proprio un codice sconto per voi. Ve lo lascerò qua in sovraimpressione e trovate il link diretto a yepoda.it, comunque giù nel box informazioni vi riscriverò giù anche il codice sconto. Secondo me soprattutto questi mini size sono un'ottima idea per acquistare tutta la gamma e per provare appunto tutti i prodotti e poi magari decidere se volete il full size. Vi ricordo anche, perché pochissimi brand fanno questa cosa e questo secondo me denota la serietà e la qualità dei prodotti Yepoda, se non vi trovate bene entro 30 giorni avete il rimborso garantito, quindi se acquistate entro 30 giorni, cambiate idea, non vi trovate bene, qualsiasi cosa, vi viene rimborsato tutto quello che avete speso, quindi questa cosa secondo me è molto molto significativa. Ok ragazzi, adesso vado a truccarmi, mi vesto e aspetto Laura e poi andiamo a pranzo. Ok, trucco fatto, fatto appunto la base è mascara e rossetto e le sopracciglia, insomma super super easy. Ho utilizzato uno dei miei rossetti preferiti del periodo, che è quello di Chiara Ferragni, che fa parte del kit con matita e rossetto, ma oggi ho messo solo il rossetto, ed è il numero 05, appunto questo bellissimo rosa chiaro. Adesso vado perché ho sentito Laura, lei ha già finito la sauna e mi aspetta davanti al ristorante, quindi la raggiungo, andiamo a fare la pappa. Eccomi qua ragazzi, super imbacuccata, l'unica cosa, non ho messo i guanti perché in realtà se tengo le mani nelle tasche sto benissimo. E poi c'è questo sole che comunque scalda, non lo so, è comunque tiepido sulla pelle. E wow ragazzi, io veramente penso che questo sia il clima adatto a me. Secco, vi giuro ragazzi, io non ho mai avuto capelli così belli, cioè non li ho piastrati, quindi insomma non sono perfetti, però vi giuro non c'è umidità e quindi non si gonfia, c'è una cosa bellissima. E sì, qui è meraviglioso, mi toglie il fiato questa vista, veramente adoro sentire il rumore della neve che scricchiola quando cammino e adoro vedere così tanta neve, è troppo bello. Adesso sto andando verso il ristorante, che è vicinissimo in realtà. Ho controllato, ci sono tipo meno 13 gradi in questo momento e sento sempre i peletti del naso che si congelano e mi fanno i solletti, mi fa troppo ridere questa cosa. Questa è la nursery delle renne, là ci sono le renne incinte e piccoline, ma mi sa che le hanno spostate perché non ci sono più, non le vedo più. O le hanno portate da qualche parte. Però sì, di solito sono in questo recinto. E siamo già arrivati perché questo è il ristorante. Arrivate al buffet, ragazzi. Anche oggi c'è un sacco di roba. Qui ci sono tantissime verdure. Qui c'è una chicken salad. E poi sempre una zuppa, che però oggi è beetroot, che non mi viene il nome in italiano, è goat cheese, formaggio di capra, ma a me non piace particolarmente, quindi oggi lo schippo. E poi qui ci sono tutte le cosine calde, verdure cotte, qui abbiamo la pasta, che è quella che prenderò, e poi qui c'è il pesce alle mandorle e il del riso in bianco. Qui, come sempre, c'è tutta la sezione pane con burro, margarina e formaggio freschi, che sono buonissimi. E poi la sezione
dolcetti, qui abbiamo torta di mele e torta al cioccolato. Alla fine appunto ho deciso di prendere la pasta e naturalmente ho preso la parte che è tipo un po' arrostita perché io impazzisco. E ci sono anche i peperoni che non mi piacciono, ma non ce ne sono tantissimi. E Laura ha preso invece un sacco di roba, primo, secondo contorno, dolce. Ma poi io ritornerò per il dolce in realtà. Quindi ragazzi, buon appetito! Ok ragazzi, siamo in taxi, abbiamo chiamato il taxi dalla reception, è molto comodo tra l'altro, ti danno un QR code, tu lo scannerizzi, paghi già in anticipo il taxi e tipo in neanche 10 minuti già era arrivato. E qui lo scenario è bellissimo, infatti adesso vi faccio vedere, stiamo andando al villaggio di Babbo Natale. Ecco, c'è il villaggio di Babbo Natale! È bellissimo qua! Oh, eccolo Babbo Natale! Che cos'è questo? Qui è sempre Natale praticamente, a marzo è Natale! E qui c'è il confine con il circolo polare artico. L'albero di Natale. Penso che a luglio ci sia ancora l'albero di Natale qua. Voglio fare il saltino. Sì, facciamo il saltino. Siamo nel laboratorio di Babbo Natale. Intanto volevo farvi vedere, vabbè, se avete visto il vlog dell'anno scorso lo conoscete questo, ma è bellissimo perché qui c'è il time regulator e qui c'è il segreto di come Babbo Natale riesca a portare i regali a tutti i bambini in una sola notte. Ed ecco come fa, perché ha il time regulator, cioè il tempo di Natale, vedete? Scorre molto più piano Christmas time rispetto al tempo normale. Guardate la terra a destra quanto va più veloce rispetto alla terra di sinistra, e questo dà modo a Babbo Natale di consegnare tutti i regali ai bambini in una sola notte, perché lui ha un tempo speciale che è più lento rispetto al tempo normale. Ed ecco svelato il mistero. E poi proseguiamo di qua, voglio farvi vedere, qui c'è il countdown, lì si va per incontrare Babbo Natale, ma noi ci siamo già state l'anno scorso, quindi non ha senso che ci rifacciamo la fila, però qui è bellissimo perché fanno il countdown al giorno di Natale e oggi mancano esattamente 291 giorni a Natale e lì appunto c'è la fila per incontrare Babbo Natale, che è piuttosto lunghina. Bellissimo ragazzi, vabbè, a parte che ci siamo preso un tè caldo, mi sono dimenticata di tirare fuori la videocamera perché mi scrivevo col mio ragazzo, vabbè, siamo onesti. E adesso siamo venute, che qui in realtà dovevano esserci le renne, qui siamo proprio nel centro del villaggio di Babbo Natale, casa di Mamma Natale un pochino più avanti, ma abbiamo scoperto che non è nient'altro che un ristorante, quindi non ha tanto senso andarla a vedere. E di solito qui ci sono le renne e volevamo vederle, ma penso che siano tutte impegnate in altri tour in questo momento, perché erano tutte qua l'anno scorso, c'erano tantissime, ma appunto mi sa che sono tutte impegnate. Però quanto è bello qua ragazzi, cioè io sono in una fiaba, stiamo camminando in una fiaba, qualsiasi lato è bellissimo, tutto quello che filmo è meraviglioso. Guardate che meraviglia. E c'è anche un sole timido che spunta, che sta per scendere, ma ti scalda e quindi si sta bene. Tornate nel resort e siamo a cena. Oggi c'era la zuppa di patate dolci che ho voluto prendere, mi sembra molto buona. E poi come secondo ho preso questa, tipo un filetto di pesce impanato, con gli hash browns che mi si sono un po' sbambolati in realtà. E hanno un profumo buonissimo ragazzi, anche la zuppa ha un profumo buonissimo. Yum yum.
E per dolce ho preso un chilo praticamente di cheesecake, ragazzi, ma già so che sarà buonissima perché qui fanno tutto in casa, i dolci sono pazzeschi, la torta al cioccolato di oggi a pranzo era pazzesca e quindi sì, ho preso praticamente un chilo di cheesecake con salsina alla fragola. No vabbè ragazzi, siamo usciti dal ristorante, adesso andiamo verso la stanza, ma devo assolutamente farvi vedere la temperatura, che non si vede. Zoom. Ok, adesso la vedete ragazzi, siamo a meno 20. Oh mio Dio. Adesso torniamo verso la stanza, ci imbacucchiamo per bene perché dobbiamo metterci la tuta sopra i nostri vestiti perché andiamo nella foresta e lì ci saranno almeno, di solito sono una decina di gradi in meno di qua, quindi meno 25, meno 30 più o meno, quindi dobbiamo imbacuccarci ulteriormente. Una cosa bellissima è capitata comunque, stavamo davanti al caminetto, dopo cena siamo presi la cioccolata calda ed è venuta una ragazza che è una mia follower, che era qua per puro caso in vacanza e mi ha vista, mi ha riconosciuta ed è venuta a salutarmi, ci siamo fatti un selfie, oddio adesso sono al buio, non mi vedete più, comunque sì, mi ha fatto super super piacere, davvero non mi era mai capitato di venire riconosciuta in Finlandia, ma c'è sempre una prima volta e mi ha fatto, niente, sono contenta, è stato bellissimo e la cosa più bella di tutte è che tutti i follower che incontro sono tutte delle persone bellissime, cioè sono tutte dolcissime le mie follower, quindi insomma mi ha scaldato un po' il cuore questa cosa, ecco. Ragazzi, siamo nel bel mezzo della foresta Lappone, infatti penso che si capisca da come siamo imbacuccate. E praticamente siamo adesso davanti al falò, ci siamo bevuti un po' di succo di mirtillo caldo, buonissimo, e adesso alcuni stanno arrostendo le salsicce, tra l'altro sono buonissime, le abbiamo assaggiate ieri e sono molto felice di dirvi che abbiamo visto l'aurora boreale. Non sono riuscita a filmare con la videocamera, ma vi metterò qualche fotina. Ma non l'abbiamo vista qui nel bel mezzo della foresta. In realtà qui non abbiamo visto niente, l'abbiamo vista al resort prima di partire. Per una decina di minuti siamo riusciti a fare qualche foto, poi è scomparsa. E adesso qui sopra c'è, ma è veramente, veramente lieve. Con la luna piena praticamente non si vede. Però stiamo incrociando le dita di rivederla quando torniamo al resort. E niente, comunque anche se non per tantissimo, ma era stupenda, era veramente veramente brillante, colori super super accesi, si muoveva, ragazzi, è uno spettacolo, io non ve lo so descrivere, dovete vederla. E stavolta l'ha vista Laura, tra l'altro l'altra volta l'ho vista io e stavolta Laura, e tipo cosa che mi hai fatto, tipo così col braccio, tipo così, e io ho iniziato a saltare come una bambina di 6 anni, ma è stato bellissimo ragazzi, bellissimo, abbiamo fatto un sacco di foto che ovviamente vi metterò anche su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, ma appunto vi metterò comunque alla fine di questo video le fotine che abbiamo fatto in modo che almeno riusciate a vederla. L'anno scorso avevo provato a filmarla con la videocamera ma non si vede purtroppo, quindi appunto ho fatto più foto e più video che ho potuto con il cellulare perché sapevo che dalla videocamera, secondo me, non so perché, ma non rende tantissimo, però se la rivediamo ci provo, magari modificando le impostazioni qualcosa, vediamo che cosa riesco a fare. Però sì, adesso siamo qui nel bel mezzo della foresta e fuori ragazzi ci sono meno 30 gradi. Tornate in camera ragazzi, fuori ci sono meno 26 gradi, la mia videocamera è ancora gelata e naturalmente stiamo facendo la cioccolata calda. Pronta? E tra un po' ce la gustiamo davanti al camminetto. Il momento più triste della vacanza è quando bisogna fare la valigia e ritornare a casa, ragazzi. Quindi sto raccogliendo tutte le cosine. La valigia, quando arrivo, è sempre bella ordinata, tutto a posto. Quando riparto, lancio tutto dentro, perché tanto poi quando arrivo a casa devo comunque buttare tutto a lavare. Quindi, insomma, lancio tutto quanto in velocità. Adesso mi metterò anche al montaggio. Recupero le ultime cose, tipo questa maglia, la borsetta. E portiamo tutto in valigia. Ok ragazzi, siamo giunti all'ultima sera. Non ci posso credere che sia volato così il tempo. Veramente ogni volta
ogni viaggio praticamente così, è sempre così, tutti i viaggi, specialmente quelli magici, in posti come questo il tempo vola così, davvero. E poi io amo questo posto, io dovrei forse trasferirmi in Lapponia, ogni viaggio che faccio in un posto che mi piace penso forse dovrei trasferirmi qui, comunque. Sì ragazzi, un po' di malinconia come al solito alla fine di ogni viaggio, ci sta, ma ci sta. La valigia è praticamente pronta, devo solo ancora appunto metterci dentro proprio le ultimissime cose che utilizzerò ancora domani, tipo le ultime cose del beauty case. Vi dirò però che questa forse è la prima volta che non sono poi così triste nel rientrare da un viaggio, e il perché già lo sapete, perché sì, dopodomani praticamente torna il mio ragazzo ad Amsterdam, sono felicissima di vederlo, abbiamo un sacco di cose in programma, quindi sì, sono felicissima in realtà. E questi ultimi giorni, prima di rivederlo, mi sono volati grazie al fatto che ero qua. Se fossi stata a casa sarebbe stato più difficile, ma sì, sono contenta comunque, appunto. Quindi adesso io mi metto al montaggio di questo video, mia family, è già l'una di notte, quindi finirò tardissimo. Quindi io vi mando un bacio gigante. Vi lascerò, dopo il saluto, vi lascerò alle foto dell'aurora boreale, unedited, quindi senza modifiche, assolutamente, perché possiate vedere i colori, vedrete sono, cioè era super 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 brillante, davvero dei colori super accesi, e appunto ve la lascio senza modifiche in modo che possiate vederla bene. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, appunto bacio grandissimo, venite qua come al solito, non può mancare il nostro abbraccio virale, venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!